Ciao, sono Gabriella del Baule della Nonna, San Benedetto del Tronto. Oggi dipingiamo il melograno su questa bellissima tovaglietta. L'avete memorizzato? Ok, adesso lo sposto. Ecco qui, già disegnato e fatto lo sfondo. Per prima cosa, noi andiamo a creare l'ombra. Con che cosa? Con il giallo. E qui i nostri colori che andremo ad usare. Metto pezzo di carta, la nostra acqua, i pennelli quadrati, quelli per le unghie, per dipingere le unghie, che si vendono, lo sapete benissimo, dentro a questi mercati a poco prezzo, costano una sciocchezza. I disegni l'ho scannerizzati da Pinterest. Potete poi salvarli e farveli se non lo sapete fare. Potete farveli stampare da un qualsiasi fotografo, ok? A pochissimo prezzo. Allora, per prima cosa io voglio creare una nota di luce con il giallo. Ecco qui. Questo è un bel punto di giallo, bello carico. Adesso io lo diluisco un po' perché vedete, non vedete i colori. Scusate, allora dove li posso mettere? Qui, ok? Eccoli qua. Questo è il giallo che ho usato, un bel giallo forte, giallo melone, ecco. E creiamo questa zona di luce sia qui sia da quest'altra parte. Facciamo sulla base superiore, su quella inferiore non andiamo a creare la luce perché il fondo è sempre più in ombra, c'è l'ombra della frutta, no? Del frutto, sopra sempre c'è la luce e sotto c'è l'ombra, questo dovete imparare, poi riuscirete a dipingere qualsiasi cosa. Ok. Abbiamo creato questa zona di luce. Noi adesso andiamo a creare un'ombra sul basso con un bel rosso Natale sul basso del melograno. Prima ce lo posizioniamo così, vedete come sto facendo io? E poi puntecchiamo così. Ecco Puntecchiamo. Non andiamo troppo sopra perché sopra poi ci mettiamo il verde. Ok, adesso con un pennello più piccolo noi andiamo a rafforzare l'ombra con il bordeaux. Questo lo vedete? E in fondo noi andiamo a rafforzare l'ombra. Così. Mettiamo un pochino d'acqua, poca poca, che se no si sparge troppo. E sfumiamo. Puntecchiamo, prima sfumiamo, poi ancora un po'. Fatela penetrare
Il colore, fatelo penetrare nella stoffa. È importante che vada sul rovescio del tessuto, ok? Perché così si imprime bene sulla stoffa. E una volta che poi andremo a lavare la tovaglia non si scioperà. Dopodiché prendiamo un pochettino di questo verde chiaro, così, poco, lo rendiamo un po' più labile e andiamo a punticchiare la parte superiore dove c'è il giallo. Battiamo, vedete? C'è una piega della tovaglia di plastica che ci rimettiamo un po' di giallo, creiamo questo effetto perché ancora non ha penetrato il colore nella stoffa, vedete? Non si deve vedere la rigatura della stoffa e noi ci rimettiamo il colore. Di giallo, scendiamo un po'. Se voi ci fate caso, il melograno c'ha queste sfumature, no, sul giallo, sul verde, e noi le stiamo ricreando al meglio. Come potete vedere, io non sono andata vicino alla spaccatura perché adesso noi, prima cosa, andremo a riempire la spaccatura con questo rosso chiaro. Sciacquiamo, lasciando però un piccolo spazio ai bordi, che lo faremo tutto bianco. Per dare quell'impressione della spaccatura, no? C'ha questa parte bianca, ci avete fatto mai caso? Il melograno, ecco come è fatto. Noi adesso riempiamo la parte centrale di questo spacco, non andando proprio ai bordi, troppo ai bordi, perché noi lì ci metteremo questo bianco che simboleggia appunto il come lo vogliamo chiamare, tipo alveare, no? Ok. Adesso io vado aspetto un attimo perché ve l'ho detto, l'acrilico con poco si asciuga. Perché il contorno del bianco ce lo faccio dopo. Adesso vado a fare il ciuffo di qua sopra, della parte posteriore del melograno con il verde. Ok, prendiamo un bel verdone e vai. Ok, ci mettiamo un po' di bianco, così. E puliamo il pennello, ancora il verde. Abbiamo creato la luce centralmente. Ok, facciamo le foglie. Le foglie le vogliamo fare colorate? Ok, ci mettiamo un po' di rosso. Centralmente la sporchiamo con un po' di rosso. Prendiamo un pennello più piccolo perché sennò non ce la facciamo. E poi vai, coloriamo con il verde.
Pennello, vedete come lo ce l'ho io? Proprio di punta, di taglio. Sfumiamolo con un po' di giallo. Facciamo delle foglie un po' più particolari, più in movimento. Richiamiamo i colori del nostro melograno. Ok, adesso facciamo quest'altra. Oh, questa, siccome vedete, è come una sorta di piega, noi la facciamo più chiara nella foglia che si è girata. Scusate, qui ci mettiamo il colore più forte e poi ritorniamo con quest'altro più chiaro. Magari, ecco così. Ci possiamo mettere pure poco, 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 poco rosso. Le due foglie qui sono vicine. Allora noi che cosa facciamo? Creiamo un'ombra con un bel verde. Prendiamo un altro pennello perché sennò mi si diluisce troppo. E con il verde forte andiamo a fare quest'ombra. Così stacchiamo le due foglie l'una dall'altra. Continuiamo con quello più chiaro. Ce ne mettiamo un pochettino di rosso. Continuiamo con quest'altra. Ecco, all'attaccatura ci rimettiamo sempre il nostro verde più forte, perché c'è più ombra. Sulle punte un po' di chiaro, perché c'è la luce. Ok, andiamo su quest'altra. Ci vogliamo mettere un po' di rosso per richiamare il melograno. Abbiamo fatto, eh? Mentre si asciugano le foglie un pochettino, noi andiamo a mettere il bianco tutto intorno al melograno, all'apertura del melograno. Poliamo il nostro pennello. Allora, come potete ben vedere, è troppo bianco. Perciò noi ci mettiamo con il nostro pennellino un po' di giallo. Magari più chiaro, che se è un giallo forte, noi lo andiamo a fare un po' giallo limone.
i chicchi del melograno con il bordeaux, questo vinaccio. Facciamo tutti i chicchetti, ma solo il contorno. Ecco, così, così. Poi una puntina di bianco quella. Questa è la luce dei chicchetti del melograno. Mettiamoci magari un po' di verde sulla spaccatura, così. E voilà, adesso andiamo a mettere il bianco, perciò posizioniamo il bianco e iniziamo dalla punta, così vedete. E poi da quest'altro lato. Rintingiamo senza esagerare tanto. Se qua abbiamo iniziato sulla punta, da quest'altra parte iniziamo in quest'altro modo. Ecco qui. Quest'altra. Altra ancora e abbiamo finito. E voilà, adesso sempre con il pennellino 00 andiamo a definire e abbiamo finito. Prendiamo il nostro nero e facciamo la definizione.
Mancano solo le foglie. E voilà, mettiamoci un po' di verde qui, un po' più forte. Mi è piaciuto questo melograno? Ok, vi saluto, ci manca la mela, poi abbiamo finito del tutto e passiamo oltre. Vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, fatevi un po' di pubblicità, fatemi. E di questo vi ringrazio. Ciao ciao!